gli italiani sapevano molto poco di quel contesto. Poi immaginatevi cosa poteva essere un contadino piemontese lombardo che veniva scaraventato in un contesto non suo, senza capire la lingua, non si conosce, non si conoscono le lingue locali. Io vi leggo un documento, ma non è che voglio fare il più bravo della classe, che l'ultima volta che ho parlato a Como ho ricevuto una denuncia, quindi ho deciso che questa sera farò parlare i documenti. Leggo questo, che è uno... è pazzesco. L'ho trovato scartabellando appunto per il libro sui gas che mi sono messo a scrivere. Guardate che proprio a casa è uscito. Perché chi paga di più l'occupazione militare? Le donne, questa è fuori discussione. Le donne sono vittime, ma le donne tante volte non lasciano traccia, non lasciano memoria. Al Comando Superiore delle Forze Armate, siamo a Gondar, 16 aprile 1938, quindi abbondantemente dopo la guerra del 35-36, scrive il governatore Ottorino Mezzetti. Giorno 15, ore 5, trentina di ribelli per varchi reticolati, lasciati aperti e non vigilati durante assenza arbitraria, dice residente, quindi siamo fuori dal contesto urbano, siamo... sorprendevano personale vice residenza ad Iguasini per liberare donne, parenti di un brigante della regione, indebitamente tenute come ostaggio. Uccidevano, eccetera, insomma, questi vanno al presidio, lo attaccano e liberano le donne. Cosa vuol dire? Che in questo presidio vengono fatte arrivare queste disperate, prese durante rastrellamenti nei villaggi limitrofi. I maschi non ci sono, i maschi sono sospetti. Dai 12 anni su, quando parte un rastrellamento, un'operazione di grande polizia coloniale, come abbiamo detto, i villaggi vengono abbandonati. Chi rimangono? Le donne, i bambini piccoli. E questo non fa la differenza. Le donne vengono prese e portate al fortino. Ma portate al fortino per ottenere la consegna dei padri, dei mariti, dei figli. E cosa succede all'interno del fortino? Queste diventano, faccio un altro parallelo con un contesto che non abbiamo citato, simile alle donne di conforto dell'esercito giapponese durante l'occupazione di Nanchino, perché poi insomma anche quando ci occupiamo di storia militare ricostruiamo la grande operazione, ma quando andiamo a vedere fatti specifici, andiamo a vederli a fondo e cerchiamo di dare un colore a un telegramma, non possiamo che arrivare a ricostruire queste cose. Quindi terra bruciata, qui abbiamo un presidio fuori sparso sul territorio dove operano probabilmente dei gruppi ascari o delle bande residenziali, mercenari raccattati sul luogo e che venivano retribuiti con stupri e razzie. E qui diciamo c'è un'ignoranza sul paese, ma nelle repressioni, e caspita, sì, si sanno fare delle pressioni, perché si usano determinate figure, si prendono gli uomini da un'altra parte, li si fa agire in un modo particolare, è diverso, qui sì, è nettamente diverso dai Balcani. Io non so quanti siano stati in Etiopia, se hanno in mente qual è, com'è il territorio. Immaginate un altipiano, sto parlando della regione dove è avvenuto questo, piatto, con dei burroni, valloni, e poi l'altipiano che riprende da un'altra parte, e le comunità, non mi piace usare gruppi etnici perché lo considero spesso sinonimo di razza, le varie comunità sono diverse che stiano sull'altipiano o sotto, quindi le comunità sono diverse, non come nei Balcani dove c'è magari un senso nazionale, un confine, qui arriviamo noi. Nell'impero d'Etiopia le differenze sono anche stratificate, quindi io sono qui, dall'altra parte vedo l'altro pezzo di altipiano, ci sono comunità simili alla mia, ma sotto ci sono altri tipi di comunità, e quindi è tutto un miscuglio,
un crogiuolo che può essere utilizzato, e in questo diciamo che i nostri ufficiali coloniali conoscono, sanno bene, perché qui sì c'è una linea di continuità tra la Libia e l'Etiopia. Chi massacra in Etiopia è colui il quale ha massacrato in Libia, quindi sanno come si fa. Ma la Libia non è l'Etiopia. Sì, però in Libia ci sono delle comunità nomadi, seminomadi, con delle differenze notevoli, e da un certo punto di vista possiamo fare una comparazione più tra l'Etiopia e la Libia che tra l'Etiopia e la Jugoslavia. Quindi c'è un'ignoranza totale del paese, della lingua, della cultura, della storia, delle tradizioni, ma nel decifrare le varie comunità e come usarle, ecco, diciamo che gli ufficiali coloniali in questo colgono molto. E quindi in un presidio probabilmente vengono fatti agire delle bande residenziali raccattate sul territorio in alto, ma se io le sposto a pochissimi chilometri, a pochissima distanza, queste sono ben diverse dalle altre comunità che vanno a colpire. Ecco quella che è definito prima la politica razziale, un'attenzione precisa nell'utilizzo delle diversità delle componenti etniche. Io qui sto parlando del tipo di obiettivo del nemico, ma questo viene esercitato anche nell'utilizzo delle truppe. Cioè, un conto sono i libici, un conto sono gli eritrei, un conto sono i somali e un conto sono gli etiopi. E anche tra gli etiopi, etiopici, ci sono notevoli differenze, perché ad esempio i pezzi di artiglieria vengono fatti usare ai musulmani, non vengono fatti usare a tutti. Quindi c'è una notevole capacità nell'utilizzare le forze a disposizione, una notevole capacità nel colpire gli obiettivi, e questo evidentemente in un regime di occupazione militare sì, portò a una situazione simile a quella di una guerra civile, che è una categoria probabilmente non mirata per quel contesto, però ecco, tanto per intenderci, una guerra tra varie comunità all'interno dello stesso contesto, che non necessariamente prima andavano d'accordo, ma diciamo questo conflitto viene spinto e accelerato.